Salve a tutti ragazzi, sono ZWillix ed in questo nuovo appuntamento del martedì abbiamo un auto muscle usa e getta a 4 posti di nome Vapid Tulip, acquistabile sempre su Super San Andreas a $718,000. Per modificare questa muscle ho speso circa $550,000 per un totale di più di $1,250,000 spesi in totale tra acquisto e modifiche. E questa muscle è ispirata ad una Chevrolet del 72, precisamente la Chevelle Malibu, però non è stata scelta a caso perché la sua creazione è in realtà ispirata un'auto di una serie TV di nome Preacher. Non a caso il personaggio che ha questa macchina si chiama Tulip e il modello visto in questa serie TV è proprio la stessa Chevrolet del 72, quindi è proprio così che, diciamo, Rockstar ha deciso di creare questa muscle. Non solo, perché abbiamo anche una livrea di nome Los Santos Knights, che sarebbe la stessa livrea vista, sempre di questa Chevrolet Malibu, di un film. Esattamente, Ricky Bobby, la storia di un uomo che sapeva contare fino a uno. Un po' come quei bambini di GTA Online in sessione pubblica che ti rompono il carico mentre stai vendendo qualcosa, porco. Da notare anche i nomi delle livree di nome Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo. Poi, raga, per il resto non c'è nulla di così spettacolare, le modifiche le conosciamo tutti. Se poi volete cambiare anche il colore dei fari, basta personalizzare la Vapid Tulip nella propria officina dell'arena. Adesso passiamo al test dell'aeroporto, questa volta ho scelto la Dominator GTX, vai con il test. Come avete visto, la Tulip ha battuto la Dominator GTX, è veloce però è poco manovrabile, pessima accelerazione a mio parere ed è la solita auto messa tanto per non far morire del tutto GTA Online. Sconsigliata? Assolutamente sì. E basta raga, che vedevo di? Non c'ha niente di speciale, a me onestamente della Tulip mi importa una sega, se non fosse il fatto che è il solito contenuto che fa sprecare dollari ai giocatori. Però insomma, no, voi adesso direte, Willy, ma ok, è una muscle, costa tanto, è come tutto quante, però può impennare bene, no? Impenna bene, giusto? Col cazzo! Non impenna una sega sta roba, non impenna proprio nulla. Cioè, voi buttate $718,000, magari pensate, ora compro una muscle bomba per impennare, per far vedere ai miei amici che sono una bomba a impennare, no? Invece no, un cazzo! Guardate lì, non riesco, non ce la faccio, è impossibile impennare con la Tulip. Insomma, un'auto un po' del cazzo, eh? Vaffanculo, va quest'auto. Il prossimo veicolo del martedì sarà la sportiva Schlagen GT, oppure la macchinina radiocomandata RC Bandito sul sito Super San Andrea Super Autos. Dipende un po' cosa sceglierà Rockstar di rilasciare prima tra questi due veicoli. I bonus doppio guadagno che abbiamo fino al prossimo martedì sono in 4 modalità, ovvero pilotini, raid all'alba, salti di rigore di gruppo e sete di potere. E poi è presente anche il bonus doppio guadagno sulle vendite delle casse dell'hangar. Se poi fate anche accesso entro quella data, sbloccherete una nuova maglietta. Poi la prova a tempo della settimana si trova qui, mentre gli sconti che personalmente consiglio sono il 40% sull'Hangar, il 35% sull'Avoc, il 35% sullo Starling, il 35% sulla Super Outarch, il 30% sulla Tesseract, il 25% sul Menacer e il 25% sul nuovo caccia B11 Strike Force. Ragazzi, fatemi sapere tra i commenti qual è l'intruso di questi sconti e noi ci sentiamo al prossimo video!